settimana prossima verrà portato in consiglio comunale il bilancio previsionale 2018 già approvato in giunta. Sì, abbiamo già approvato in giunta il bilancio. La prossima settimana, subito dopo Pasqua, faremo il consiglio comunale per farlo ratificare. Un bilancio logicamente molto difficile da elaborare, però abbiamo previsto tante iniziative importanti, oltre a non prevedere alcun aumento di tasse per i cittadini campresi, sono previsti somme per l'arredo urbano, un piano asfalti per cercare appunto di attenuare e risolvere tutte le problematiche dovute a causa del maltempo anche di questi giorni in cui ci sono diverse buche, quindi vogliamo dei manti stradali più idonei anche per evitare insidie e pericoli per le utenze. Quindi un bilancio che sono soddisfatto e spero che il Consiglio Comunale lo approvi, perché appunto abbiamo necessità di questi interventi che menzionavo in precedenza. Tra l'altro abbiamo previsto anche, già avevo detto in qualche altra emittente, questa iniziativa del co-working che vogliamo coinvolgere appunto sempre nell'ambito dell'attività amministrativa, che si tratta appunto di un ambiente di lavoro condiviso da tanti professionisti, una cosa nuova per Campri, ma la particolarità è che questo ambiente di lavoro può essere usufruito in maniera gratuita da tutti i professionisti. Adesso faremo un regolamento per la gestione di questo spazio e poi lo pubblicizzeremo in modo che chiunque ne voglia fare richiesta sa i dettagli appunto di come operare. Quindi questo è un bilancio che pensa principalmente alla sistemazione delle strade, alla manutenzione e ai giovani. Sì, sicuramente abbiamo bisogno di interventi di manutenzione ordinaria in questo caso, perché appunto abbiamo alcuni giardini in cui molti giochi sono rovinati e quindi con l'approssimarsi della primavera e dell'estate vogliamo che questi spazi verdi siano idonei affinché i bambini possano usufruire di questi giochi senza alcun rischio. E poi logicamente abbiamo previsto degli interventi di manutenzione per quanto riguarda le strade. Queste strade di per sé hanno avuto diversi danni a causa del ghiaccio, della pioggia di queste settimane e quindi noi vogliamo appunto intervenire per cercare di migliorare la viabilità.